Allora, oggi è il giovedì 1° dicembre. Sono le 10, saranno. Siamo svegliati noi alle 9:20, finché ci siamo preparati, sono le 10. E niente, adesso apro questo vlog perché sinceramente io non avremmo dovuto fare niente. Però Matte deve andare a Ivrea. Fare dei colloqui, non ho capito bene, c'è della roba da fare, insomma. Mi ha chiesto se volevamo andare con lui, soprattutto perché mia mamma fa la notte e di conseguenza sta cercando di dormire, e prima che Diana la svegli ho detto sì, va bene, ci prepariamo. Ora fuori c'è il sole, però sicuramente è un sole di quello di quei denti, quindi farà freddissimo. A Ivrea so che di solito fa un paio di gradi in meno che da qua, quindi si geloverà, e quindi sono sicura che finiremo a chiuderci in qualche bar. Davvero di nuove ragazze, piano che caschi così, non ti butti. Però ho detto vabbè, dai, proviamo a girare qualcosa oggi, magari viene qualcosa anche solo un paio di minuti diverso dagli altri giorni casalinghi. Io sono vestita sempre in tuta. Mio outfit di oggi sono per metà truccata, metà no. Iana si vuole buttare di cotto, e secondo me se ci si impegna ci riesce anche. Ma la butta sul letto. Il letto naturalmente non l'abbiamo neanche ancora fatto, però chi se ne frega. Faremo quando torniamo, adesso siamo un pochino di fretta. Vi ripeto, non era calcolata questa uscita. Siamo arrivati, Marco è andato in agenzia e la bimba è qua. La bimba. No, non puoi avere il telefono. E niente, noi ci facciamo un giretto qua. C'è nulla di che, sono i soliti negozi. Vediamo dopo se abbiamo fatto colazione. E vediamo dopo, volevo fare un salto da The Zenith, ma solo per guardare, giuro, non compro assolutamente niente. Hanno già tutto addobbando per Natale, anche perché mi sa che tra cosa c'è? Dove andare? Che ti inciampi? È la borsa di mamma quella, lasciala là. Ma noi ci siamo fermati un attimo qua, ci sono queste panchine stranissime, fatte di pietra. Qua abbiamo trovato un angolino al sole. Aspetta, adesso vi giro. Nonno, non c'è nonno. Ah, vuoi chiamare il nonno? Chiamalo col telefono. Guardate che qua è tutto intrecciato. Dove c'è? Sì, chiama il nonno. Oh, nonno, chiamalo il nonno, chiamalo.
numero? Cosa ci risponde? Oh Giro, pronto? Nonno, ciao nonno, ma c'è Diana che vuole parlare con te. Non ci pare col nonno. Dici ciao al nonno, di ciao ciao. Come dice Diana ciao? Come dice Diana ciao? Un po' di panna là, devi prendere. Quella di lì, quella di lì. Perché so. Diana dice ciao? Sì, sì. Diana. Come dice Diana ciao? Ciao ciao! No, non lo vuole dire. Però ieri giuro che a pranzo lo dicevano, dicevamo ciao Ale. Ciao! Oh! Qualcuno è caduto. C'è una ferracotta qua. Oppa! In piedi! Nonno, non lo vuoi più chiamare? No, non ti mettere per terra, mamma, che fa freddo! Ma cosa stai facendo per terra? Fa freddo, dai, dammi la mano! Ah, adesso la tira su. Allora, Marco ha finito. Adesso andiamo alla macchina. Volevo farvi vedere solo due vetrine che le hanno vestite per Natale, che sono assolutamente bellissime. E ciao ciao mamma! Ciao ragazzi, che sono arrivati in officina H, ho dato l'appuntamento per... Che brava che sei, io! Devo andare a vedere Babbo Natale? Lì da Peraga? Cosa? Se la nonna non si annoia a casa, sì. Ma la nonna dorme. Roberto. Quest'ora è stato catatonico. L'abbiamo visto anche al bar, che siamo fermati qua a fare colazione. Sta cipa, una brioche e un succo, 4,50 euro. Ivrea. Ho capito, sono Ivrea, ma che cacchio di prezzi c'hanno? Che fanno, una balla? Col gioco del cane? Diana, balli? Balla, balla mamma, balla! Balla! Forza, su! Scusate per ieri, ma non sono riuscita più a registrare nulla. Dopo che siamo andati a Ivrea siamo ritornati a casa, abbiamo mangiato, riposato, solite cose casalinghe, insomma. E ho fatto la guerra greco-romana col computer per riuscire a pubblicare quel video sulla recensione del libro, che naturalmente non sono riuscita. Più o meno questa è la quarta volta che devo registrare questo video, non capisco, perché mi si sono cambiate delle impostazioni, ho dovuto installare, disinstallare l'applicazione del montaggio dei video, un casino della Madonna, non potete capire, infatti sono già in ritardo e non so neanche se verrà prima pubblicato questo blog o quel video là. Non lo so, mi dispiace veramente, perché ci tenevo veramente che il 30 venisse pubblicato, ma così non è stato.
Ora devo passare un attimo in panetteria al supermercato e niente, poi torno a casa. Oggi in teoria dovremmo fare l'albero di Natale, mettere tutti gli addobbi. So che non è nel primo perché ormai è il 2 e nel 3 e nell'8, però va così. Oggi mia mamma è libera, quindi la facciamo oggi, quindi ci aggiorniamo dopo. We'll be right back.
è già sera, sono già le 7:15 più o meno. E niente, oggi alla fine non ho girato un granché, ma perché mi sono principalmente occupata degli addobbi, infatti adesso ve li voglio far vedere. E niente, sinceramente io poi penso che chiuderò qua questo vlog. Non so bene neanche che cosa è uscito fuori, infatti quando spengo qua poi prendo il computer, scarico tutto sul computer e vediamo bene che cosa è uscito fuori. Però prima vi vorrei far vedere appunto. Aspettate che sto guardando. Ok. Sto guardando un attimo la batteria. Sembra che non parlo vuoto. E niente, vi volevo far vedere appunto che cosa ho fatto io praticamente oggi e cosa è il risultato che ne è uscito fuori. E quindi niente, io vi mando un grosso bacio e spero di rivedervi presto con un nuovo video. Allora, qua sul muro ho appeso la renna, quella che avevo fatto vedere e il cuore. Quelli che avevo fatto vedere nell'haul con le cose per Natale. Qui poi abbiamo l'alberello, tutto bello acceso, con tutte le palline e tutti gli addobbi. Poi qua sul mobile ho messo questo, che è il negozio di giocattoli di Natale. Questo poi si illumina, infatti la scatolina bianca, questa qua è perché contiene il caricatore, ma mio papà deve poi collegarlo, deve mettere una ciabatta. Questi sono tutti gli addobbi che vi avevo fatto vedere nel video con gli acquisti per Natale. Qua c'è la renna, qua c'è questo vaso che era un vaso di fiori, io ci ho messo dentro delle ghirlande di perle, dei fiocchetti, dietro ho messo questa ghirlanda rossa e poi qua abbiamo questo alberello di Natale che anche questo vi avevo fatto vedere. Vedete che una volta sistemato è un po' più decente. Poi vabbè, io tipo ci ho aggiunto questo cuore qua, le campanelline che non ce l'aveva, però diciamo che è venuto fuori una cosa carina. Poi su quest'altro mobile abbiamo qua messo questa stella di Natale finta. Qua c'è l'angioletto con la candelina e poi qua c'è un Babbo Natale. E poi a tutto attorno a questa lampada ci ho messo degli addobbi, insomma, delle palline di Natale. Infine poi abbiamo lo specchio d'entrata. Qua c'è lo specchio, con tutta la ghirlanda che gira tutto attorno, così. Per finire abbiamo questo Babbo Natale qua, messo sopra un vaso che avevo comprato l'anno scorso con tutti i gufetti vestiti da Natale, con le candele di mia mamma. Qua sono delle caramelline e poi c'è la scala, che qua sotto ci ho messo la base, una ghirlanda blu, aspettate, ecco, una ghirlanda blu che va fino a su, e lì in mezzo c'è anche un filo di luci che naturalmente deve essere ancora collegato, quello lo fa mio papà. Sopra ci ho messo due ghirlande, una argentata e una dorata, e poi ci ho messo questi tre fiocchi qua. Poi vabbè, fuori poi ci sta, vabbè, la ghirlanda attaccata alla porta, il Babbo Natale al balcone, un filo di luci, però quelle non vado adesso fuori anche perché è buio, non è che si vede un granché. E niente, queste qua, queste per ora sono tutte le nostre decorazioni. Sinceramente, come avete visto, sono tutte concentrate in salotto. Aspettate che vado via dalla luce. Sono tutte concentrate qua in salotto perché praticamente è la stanza dove trascorriamo il maggior numero di tempo, di ore, dove stiamo tutti insieme, quindi come ogni anno noi di solito concentriamo tutti gli addobbi in questa stanza qua. E niente, questo è quanto, io vi risaluto di nuovo e ci vediamo presto. Ciao!